All'indomani della sentenza del Tribunale del Lavoro di Teramo, che dà ragione all'amministrazione comunale nell'aver rispettato la normativa sulle progressioni verticali e orizzontali del personale, l'assessore al ramo Andrea Core tira un respiro di sollievo. Negli ultimi mesi l'accusa di condotta antisindacale aveva messo in crisi il rapporto tra gli amministratori e i sindacati stessi e in parte con i dipendenti. Oggi il Tribunale fa chiarezza e definisce legittima la quota di progressioni stabilita dal Comune di Teramo, 50 dipendenti, che non era obbligato ad estendere i benefici a tutto il personale. L'amministrazione è sempre stata convinta di aver operato nel pieno della legittimità a tutela dei lavoratori nel rispetto della normativa. Questi sono in qualche modo i filoni che abbiamo seguito nella nostra azione amministrativa. Dispiace che sia arrivati a un punto in cui un tribunale, quindi un organo terzo, abbia dovuto sentenziare su questo argomento, ma del resto noi siamo sempre stati convinti e sereni sull'operato dell'amministrazione, lo abbiamo fatto. Questo, come tante altre azioni, penso alle progressioni verticali, appunto alle progressioni orizzontali 2018, 2019, 2021, le procedure concorsuali, nel pieno rispetto del personale, nel pieno rispetto dell'ente, dell'interesse pubblico, volendo efficientare la macchina amministrativa per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che in questi giorni stiamo portando a compimento. Oggi sì, è un giorno di distensione, di serenità, nel quale l'amministrazione accoglie positivamente quella che è una sentenza che finalmente restituisce la verità. Prima di tutto ai cittadini teramani, ai lavoratori e a quanti avevano seguito una battaglia che purtroppo, più che su una questione tecnica, era stata spostata su una questione politica da chi invece negli anni non aveva fatto nulla per tutelare e difendere i lavoratori e penso a chi nelle precedenti giunte non si era mai speso per andare a difendere e a tutelare gli interessi dei lavoratori dell'ente. Si parla di 15 anni di immobilismo. 15 anni nei quali non erano state previste procedure concorsuali, nei quali non erano stati previsti degli scatti, delle progressioni per il personale. Noi abbiamo già portato a compimento un concorso per progressioni verticali. Finalmente con questa sentenza arriva a compimento anche il percorso per la prima di tre progressioni orizzontali che abbiamo previsto in 4 anni. Evidentemente sono risultati significativi che siamo certi verranno accolti più che positivamente dai lavoratori e quindi di riflesso con il loro operato dai cittadini che vedranno il risultato di una macchina finalmente efficiente che risponde alle loro esigenze.